Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi insieme a Rallo, per chi non lo seguisse ancora vi lascio poi in descrizione tutte le sue varie cosette per trovarlo. Dove ci troviamo? Dai, comincia tu. Ti siamo odio alla carico. Chiesa di San Girolamo o Girolamo, non ricordo Girolamo. Esattamente, ma la cosa bella è che c'è una scalinata super figa e la cosa ancora più bella è che da qui è dove è partito tutto, o dove potrebbe partire tutto, ma soprattutto dove finirà. Intanto partiamo. Partiamo. Cioè, più che altro. Comunque, per chi non sapesse dove ci troviamo, siamo a Vercurago, questa appunto è la chiesa di San Girolamo, questa qui è la scalinata che tra poco faremo, ma perché siamo qua? Siamo qui perché torniamo a visitare il castello dell'Innominato, che per tutti gli appassionati di Manzoni è quel castello che tanto venne preso in considerazione durante i Promessi Sposi, dove la povera Lucia venne messa in prigione. Che aveva fatto Lucia per essere... Vabbè, insomma, poporello. Noi andiamo avanti. Comunque, già partiamo bene, la chiesa è chiusa. Così, ci piace così a noi. Che altrimenti non c'è divertimento. Ah boh, parcheggio gratuito. Qua alle spalle della chiesa. E ovviamente deve partire a campana. Mannaggia. Vabbè, a tra poco. La passeggiata che comunque stiamo andando a fare dura circa 30 minuti, parte da qui, dalla chiesa di San Girolamo, ed è un trekking, una passeggiata adatta a tutti, ma soprattutto lungo il sentiero vi racconterò qualcosa che magari ai più credenti e devoti può interessare, mentre per il resto invece potete godervi tranquillamente questa passeggiata panoramica dove si vedrà tutto il lago di Garlate, il monte Barro che si trova di fronte, dalla cima riusciremo a vedere anche un pezzettino del lago di Lecco e questo posto, il castello dell'Innominato, una volta aveva una funzione militare e quindi sulla rocca c'era questa torre di segnalazione che poi venne mutata giù, ma per questo ve ne parlo dopo. Intanto appena recupero Sanpei che sta là in fondo, magari incominciamo il giro di oggi. Quello lì è il castello dell'Innominato, da qua c'è l'entrata di tutto il sentiero. Allora, ti dico una cosa che non sai. Quella che stiamo intraprendendo adesso si chiama la Via delle Cappelle e non quella che stai pensando a te in questo momento, porcellino. La Via delle Cappelle perché lungo il tragitto che ci porterà fino al castello dell'Innominato di tanto in tanto c'è una cappella. I più devoti si possono fermare e pregare, insomma, ogni qualvolta che essi vogliono. Ma a un certo punto vi farò vedere anche una scala e tra poco vi racconto anche di questa scala qua. Però comunque tutto questo sentiero, come già dicevo in precedenza, è adatto a tutti, è con i ciottoli, ma c'è anche il sentiero normale, quindi tranquilli che se ghiaccia morite, ma questo poco importa. Alle nostre spalle nel paesaggio si nota il lago di Garlate. Incomincia la nostra passeggiata panoramica fino ad arrivare al castello dell'Innominato e poi da lassù vi raccontiamo qualcos'altro. Restate con noi. Eccoci davanti qui alla Scala Santa, dove ogni fedele ad ogni gradino deve recitare un'Ave Maria in ginocchio fino ad arrivare lassù in cima. Stiamo per arrivare al primo punto panoramico di questa immensa camminata bellissima che dà sul lago di Garlate. Till my heart gives in, I will do everything I can for you.
E dopo aver pranzato con questa vista qua, ci rimettiamo in pista per arrivare su al castello dell'innominato, dove vi mostrerò il paesaggio da una visuale diversa rispetto che dal mio braccio. Ultimo tratto in salita prima di arrivare in cima, e più si sale e più c'è vento. Non ho capito come funziona bene questa cosa, però credetemi che in questo momento fa veramente frescolino. Comunque l'altra volta, perché siamo venuti qua 2 anni fa, l'altra volta non abbiamo preso questa strada poiché era chiusa, stava chiudendo insomma, e abbiamo dovuto prendere quella alternativa, che è quella che faremo al ritorno, immagino. Quindi dopo ve la faccio vedere. Ok, devo ammettere che in questo periodo c'è un po' di neve, quindi state molto attenti mentre intraprendete questa strada, perché è ghiacciata. Allora, il percorso è tutto così, c'è la neve, ghiaccio, perché qua dietro secondo me non batte il sole da circa 3 mesi, e di conseguenza c'è un sacco di neve e c'è un sacco di ghiaccio, cosa per cui bisogna stare molto molto attenti. Però devo dire che effettivamente da questa parte è tanta roba. Ora metto via la macchina perché voglio sopravvivere. Manca poco, bisogna salire solamente lì e poi finalmente avremo questa vista panoramica completa su tutto quello che vi ho detto all'inizio video, quindi il lago di Garlate, sul Monte Barro, si vedrà l'Ecco, insomma tutto quello che vi ho detto all'inizio e vi ho ripetuto anche in questo preciso istante. Sembra una cazzata, ma vi assicuro. La nascita di un rallo dalla neve. Sì. Tra l'altro c'è proprio una differenza di tipo 15 gradi, bestiale. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, siamo saliti. Comunque c'era la strada alternativa, mannaggia a noi che era tutta asciutta. La gente sale tutta felice. Ragazzi, che spettacolo. Ed eccoci qua, finalmente siamo in cima. Dovete sapere una cosa: questo luogo aveva un compito militare, infatti anni e anni fa, tipo nel 1457, super giù, il confine era diviso con la Serenissima, ossia, per chi non lo sapesse, Venezia, in sostanza, in poche parole. E di conseguenza questo era un avamposto militare che aveva una rocca e che aveva il compito di segnalare se i confini non venivano rispettati. Questa questione dei confini è durata fino al 1797, ma facciamo un passo indietro. Nel 1509 la fortezza venne distrutta dai francesi, che l'avevano conquistata mesi prima, mentre invece, un passo dopo, la cinta muraria venne abbattuta dai cannoni russi nel 1799 durante lo scontro tra le truppe di Napoleone e gli austro-russi. Ragazzi, e con questo tramonto spettacolare si conclude anche questo video. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 19, sempre qui sul nostro canale, mio, di Sara e vostro, anche perché fate parte di questa bellissima community. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commentino e fateci sapere se ci siete mai stati qui. Alla prossima!